Il mio pusher Piergonella. Lui portava della roba che chiamava click, era incredibile. Tu sentivi questo suono e cominciavi a suonare a tempo. È un po' svitato, sì, però ha ragione. Ha ragione, dovete ascoltarlo. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, per tutti gli amanti del melodic metal, del power metal, è uscito il nuovo album dei Master Castle che vi consiglio vivamente, ovviamente. Per noi chitarristi in particolare ci sono anche due brani strumentali che sono uno la cover di Profondo Rosso e uno si chiama Fantastic Planet, è un medley dove praticamente abbiamo rifatto, rivisto la colonna sonora del film Il Pianeta Selvaggio, ovvero Fantastic Planet, che è un film d'animazione del 1973. Trovate tutti i link in descrizione. Ma adesso suoniamo e parliamo di ritmica, di palm muting, di note stoppate e di power chord. Andiamo avanti. E dietro tutti quanti. Su quanto detto nel video precedente, che poi linkerò da qualche parte, e quindi vi raccomando di guardare prima il video precedente perché tante cose che ho detto lì non le ripeto e andiamo avanti. Pronti? Rispetto al video precedente facciamo un upgrade, cioè introduciamo la plettrata alternata, l'alternate picking. La volta scorsa abbiamo visto delle ritmiche, dei semplici esercizi di ritmica basati solo sul downstroke, sulla plettrata verso il basso. Quindi aggiungiamo questa tecnica agli esercizi della volta scorsa e vediamo un po' che cosa succede. Il risultato deve essere lo stesso, cioè le raccomandazioni sono sempre le stesse, massima precisione, non si devono sentire risonanze, dettagli che non ci interessano, sporcizie nell'esecuzione. Introdurre il plettraggio alternato facilita degli sbagli in più, delle imprecisioni in più. Butta fuori, sente l'aria che sta arrivando. La sente l'aria che arriva! Ti ricordo sempre che in descrizione ci sono i capitoli, quindi puoi saltare da una parte all'altra del video, per esempio se vuoi tenere poi questi video solo per fare gli esercizi, oppure riascoltarti le spiegazioni. Trovi tutto in descrizione. Ok, primo esercizio. Te lo faccio sentire a 60 bpm un paio di volte. Ora lo proviamo a 100 bpm. Due parole sul plettro, o meglio sulla plettrata. Distinguiamo due situazioni, almeno io distingo due situazioni. In questo caso il power chord ha una durata più lunga, o meglio esattamente il doppio delle note stoppate, e quindi è più istintivo suonare le note stoppate cominciando di nuovo verso il basso. Power chord verso il basso, prima nota stoppata verso il basso. Invece, nella maggior parte dei casi in cui il power chord ha la stessa durata delle note stoppate, un esempio può essere questo. Allora conviene, o è più istintivo, alternare in maniera regolare. Quindi power chord, downstroke, plettrata verso il basso, prima nota stoppata, plettrata verso l'alto. Dunque, nei 5 minuti di metronomo di oggi, mettiamo assieme questi due esercizi che ti ho fatto vedere, che coinvolgono la plettrata alternata, con quelli del video precedente, che sono solamente in plettrata downstroke, plettrata singola, chiamala un po' come vuoi. Quindi, se l'idea è di studiare un pochettino seriamente e ti trovi bene su questi video, prima ti rimando a un ripasso del video precedente, perché ho dato un po' tutti i miei consigli per stoppare per bene
le corde per evitare le risonanze e quindi per lavorare bene sia con la mano destra che con la mano sinistra. Detto ciò, prendiamo il metronomo e cominciamo. Saranno fuori rotta forse? È impossibile, volano con gli strumenti. Allora, 70 bpm. Suoniamo 4 esercizi. Il primo è quello del video precedente, plettrata singola verso il basso. Il secondo esercizio è il primo che ti ho fatto vedere in questo video. Il terzo esercizio è di nuovo quello del video precedente. Il quarto esercizio è il secondo esercizio che ti ho fatto vedere in questo video. Li mettiamo in ordine tutti e quattro e li suoniamo a metronomo. Buon lavoro! Thank you.
Adesso che facciamo, signore? Allora pausa, 5 minuti di pausa. Benissimo, signore. È faticoso, 5 minuti di seguito. Puoi anche farne 2 minuti e poi 2 minuti di un altro esercizio. Puoi alternare un po' le cose. Io non ho la bacchetta magica per dirti qual è l'esercizio che ti fa diventare il chitarrista numero 1 nelle ritmiche rock. Credo non ce l'abbia nessuno questa bacchetta magica, però ti posso assicurare che se tu questi esercizi o questo metodo, questo tipo di attenzione negli esercizi non ce l'hai, il chitarrista rock numero 1 non lo diventi. Per cui, datti da fare. Ok, 130 bpm, ti ricordo che puoi sempre diminuire la velocità tramite le impostazioni del video di YouTube, quindi cliccando sull'ingranaggio, e così trovi la velocità che forse è più comoda per te. Thank you.
Ok, è tutto, grazie per aver seguito anche questo video. Ci vediamo al prossimo video, se vuoi puoi cliccare su iscrizione, campanello, bla bla, e ci vediamo presto. Ah, se vuoi anche lasciare un commento, se mi vuoi correggere dove mi sono sbagliato, vuoi raccontarmi come ti sei trovato, vuoi lasciarmi delle impressioni, insomma qualsiasi commento costruttivo mi fa un gran piacere. A presto, ciao!